ragazzi, oggi siamo su Tower Defense e sono in compagnia del mio caro amico Massimo. Come il video, bella a tutti ragazzi. Io sono... Continua la frase. Ok. Allora ragazzi, oggi come ho detto siamo su Tower Defense e Max mi ha fatto il mazzo che è buono, abbastanza buono, quindi fidatevi di me. Di me non vi fidate, io faccio schifo. Facciamo normal. Io mi metto per la normal. Comunque ragazzi, mi raccomando. Allora, se avete bisogno, allora io lo dico ai bisognosi di Robux che non possono permettersi niente. Esatto. Allora, Daniel Leda, lo voglio dire io. Daniel in descrizione scriverà il mio gruppo. Suo nome. No, il esatto, gruppo. Il gruppo. Cosa ho detto io? Hai detto il nome. Vabbè, il gruppo. Vabbè, il gruppo del del coso di Daniele che vi permetterà di darvi Robux. E quindi almeno qualche roba ve la prendete. Ok. Ragazzi, e come al solito iscrivetevi al suo canale, perché sennò vengo a casa vostra e vi guardo con una faccia bruttissima. Ragazzi, tipo questa faccia. Esatto ragazzi, esatto, quella faccia. diciamo niente, se volete giocare con noi a questo gioco, Daniele sempre in descrizione metterà i nostri nomi, no, ovviamente non le password dell'account, perché sennò poi madonna mia, ci sono hacker già, mi hanno rubato l'account una volta, quindi infatti ragazzi, mi spiace. Ragazzi, mi raccomando, non chiedete mai e poi mai la password. Madonna mia. Password, che cavolo. Vabbè, in tutti i modi dono Robux. E infatti, in tutti i modi dono Robux, solo che ovviamente Daniele non avrà ogni giorno il... Perché nel mio bellissimo gruppettino dei Robuxini, ovvero Daniele Steam, che è un gruppo abbastanza buono dove vendo robe di alta, alta qualità, diciamo, e non le copio, in realtà non le copio, prendo un po' spunto dagli altri oggetti, nel senso, i guanti, vedo come sono quei guanti, allora dico, faremo questi guanti con una maglietta di Halloween, mettiamo la maglia di Halloween, ecco qua. Dopo creano dei guanti. Non lo so. Dico per scherzo. Vabbè, stavo dicendo ragazzi. Allora, niente, come vedete stiamo continuando benissimo e Daniele metterà i paintballer qui perché dopo, diciamo, chi ha messo questi crudos? Mio no. Questa tizia. Questo tizio qui. Ok, vabbè Dani, come prima con i Crook Boss metteremo, tu metterai qui, vedi, accanto al mio tizio qua che ho messo, al mio paintballer, metterai, ossia però ti devi levare, metterai un altro paintballer. Ok, beh ragazzi, ci vediamo alla wave 10 e in bocca al lupo. Bene ragazzi, siamo tornati qui sul gioco e non vi possiamo dire tanto, vi vogliamo soltanto dire come stanno andando le cose. Ho piazzato un out e l'au con la faccia... Raga, comunque, Dani mi ha messo sta farm. Quale? Quella là dietro. Io ho messo questa farm... No, quella no, io l'ho messa qui dietro, che lo sto updateando. Questa qua. Allora è scema questa, cioè è proprio scema. Vabbè. Te lo dire zia. Perché io dovevo mettere un altro paintballer. Cioè dovevo mettere un commander. Ma il commander dove lo... Vabbè. Ragazzi, comunque, come vedete. Ragazzi, mi raccomando, non dite vostro genitore che scema una parolaccia. Perché ragazzi, scema non è mai stata una parolaccia e non lo sarà mai. Ok, non è una parolaccia, è un modo un pochino offensivo, però. Sì. Allora ragazzi, mi raccomando, voi se state vedendo questi video, ovviamente se siete piccoli, non dite mai parolacce. Perché sennò verrò a casa vostra e vi vedrò come il con questa faccia. Esatto, oh mio Dio, Fantasmen. Oh mio Dio, e Fantasmen stanno morendo. Oh mio Dio.
Beh, ragazzi, vediamoci alla wave 15. Oh, cosa devi dire, Max? Comunque, stavo dicendo. Allora, chiama su questa torretta un osso. Io no. Ad ogni modo, ragazzi, alla wave 15. Ok, ragazzi, wave 15. Stiamo andando tutti abbastanza bene. E sì, abbiamo ho messo un commander qui, giusto per giusto per far sentire le persone meglio. E ragazzi, ascoltate una cosa, la tecnica di Max. Max, puoi dire la tua tecnica. Allora, ragazzi, se volete vincere, prima di tutto dovete fare questo che sto facendo io, tipo mettere i paintball davanti e indietro. Perché se sapete, non come Daniele che non sa mai niente. No vabbè, oh dai. Schifoso. Se sapete già, i paintballer se li potenziate al massimo colgono troppo magari. Sì, in effetti è già morto il nuovo boss. Con i paintballer ancora di più. Quindi mi raccomando, la tecnica è sempre mettere i soldati dietro e avanti. Quindi mi raccomando, ragazzi, seguite la mia tecnica, se non la seguite morirete continuamente su questo gioco. Un alzo. Sì, certo. Beh, oh. No. No, non è un problema. Beh, ragazzi, alla wave 20. Allora, ragazzi, siamo tornati. Ho messo un group boss e ho updateato le due farm. Che, oh mio Dio, no, ci ha lasciato la tizia. Meglio così. Ma allora è inutile a cavolo. Brutta tizia, puzzolente. Ragazzi, dovete sempre credere. Chi crede ce la può fare sempre. Ascoltate i consigli di Max. Beh, ragazzi, sono stato abbastanza scemo tutte quelle volte che no, Max, no, la tua tecnica fa schifo. Che no, ragazzi, fidatevi, non fa schifo, abbastanza buono. Io faccio schifo, sono un amico schifoso. Non è vero. No, Dani, tu non sei amico schifoso. Ecco, in questo momento Daniela. Comunque, ragazzi, fra un po' apro pure io gli outlaw. Abbiamo un amico che si chiama Aiden. Che è già morto. Che è morto. Ragazzi, lo slow boss contro noi. Ragazzi, now ci vediamo alla wave 26. Yeah. Ok, ragazzi, ho iniziato alla 25 perché mi sono ricordato adesso che alla 26 vengono i flash. Che, ragazzi, o meglio ancora lifing. Che sì, flash, lifing, vabbè, lifing. E ovvero tipo luminosi, perché sì, sono così veloci che, ok, ragazzi, non so di cosa sto dicendo, ma sono velocissimi e, ragazzi, non si vede nemmeno. Forse se, ragazzi, stanno per venire, dobbiamo ricordarci questo momento storico. No, mi aspettavo peggio. Ok. Un gioco da ragazzi. Ci vediamo alla wave 30, baby. Beh, ragazzi, non ce la faccio, quindi ci vediamo al prossimo episodio. Io e Max vi salutiamo, iscrivetevi, è bello.